È stato approvato a maggioranza il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. L'atto è stato illustrato in aula dal vicepresidente della Commissione di controllo, Andrea Pieroni. Il rendiconto finanziario per il 2022 testimonia come la gestione finanziaria dell'ente sia una gestione attenta, scrupolosa, che tiene conto anche delle osservazioni e delle sollecitazioni che la stessa Corte dei Conti ha fatto negli esercizi precedenti. Il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre mezzo miliardo, un risultato che fra l'altro migliora anche le performance degli esercizi precedenti, risultato che testimonia, diciamo, l'equilibrio della spesa, ecco, per intenderci, fra entrate ed uscite. Relative al 2022 c'è un avanzo appunto di oltre mezzo miliardo di euro. L'altro elemento col quale dobbiamo confrontarci è il disavanzo di amministrazione, un disavanzo che però non significa una gestione fuori controllo, ma è dato dal fatto dei fondi vincolati che vengono dalle somme accantonate per garantire il bilancio della Regione rispetto a spese future. Ma anche qua siamo in forte miglioramento, perché appunto questo disavanzo di amministrazione per il 2022 ammonta a 1 miliardo e 400 milioni di euro, solo 7 anni fa era più del doppio. Sussiste, così dice la Corte, un disavanzo ancora importante che, seppur in parte recuperato, continua a mantenere un peso sui conti della Regione Toscana che è preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri, per direi le generazioni future. All'interno di questo ragionamento generale va aperto un focus particolare sul tema della sanità, dove i conti portati avanti dalla Regione sono stati fortemente criticati da un punto di vista giuridico, dell'approccio giuridico, della contabilità da parte della Corte dei Conti, tant'è vero che la Regione è corsa un po' ai ripari con degli emendamenti e con degli atti per risistemare un po' lo stesso rendiconto e promettendo di farlo anche nei successivi atti che riguarderanno i rilievi notevoli fatti dalla Corte. E in particolare ancora per quanto riguarda le società partecipate. È un bilancio, quello della Regione, molto rigido. Siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento e quindi cresce il debito in capo alle future generazioni e soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali, come per esempio la riorganizzazione del personale. Rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consiliari e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate, su cui la Corte dei Conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme, perché la Regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati alle necessità. Quindi davvero una situazione molto confusa, per la quale speriamo gli uffici riescano a tenere botta e che non sia di previsione per un aumento delle tasse, perché gli uffici in commissione controllo ci hanno detto che la pressione fiscale in Regione Toscana è ferma dal 2013 e con l'aumento tendenziale delle spese, compresa anche la crisi energetica, probabilmente si renderà necessaria presto una manovra da questo punto di vista. Sì, Italia Viva ha votato a favore del rendiconto finanziario, è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della Regione Toscana, che dimostra essere in equilibrio finanziario, un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico. Abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse, che si potevano trovare le risorse, che si potevano determinare equilibri finanziari, nel contempo erogare servizi senza aumentare addizionali IRPEF, senza aumentare bollo, e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto. Per noi una vittoria politica importante che consolida anche la nostra forza e presenza nella maggioranza di questo Consiglio regionale.
un giudizio sul rendiconto complessivamente negativo, non fosse altro perché sono, diciamo, reiterate ancora una volta alcune criticità che possiamo sintetizzare sia sulla parte del perimetro sanitario, dove, diciamo, la Corte dei Conti ha censurato sostanzialmente l'utilizzo, diciamo, di mutui che poi vengono poi a finanziare investimenti sul perimetro sanitario, che però, diciamo, scontano da un punto di vista tecnico e contabile una sorta di non corretta imputazione. Ma al di là della questione più tecnica, è chiaro che nella sostanza siamo di fronte comunque sia a una prassi che la Regione Toscana ha adottato almeno dal 2015, che sostanzialmente non ha fatto altro che aggravare uno squilibrio sulla parte sanitaria del bilancio che pare non trovare, diciamo, un riequilibrio nonostante gli sforzi che sono stati fatti. Questo perché siamo purtroppo di fronte a una programmazione, a una organizzazione della parte sanitaria, quindi del complesso del sistema, che ancora oggi non viene tradotta in politiche concrete. Il Consiglio regionale ha approvato con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle la proposta di risoluzione in merito alle prospettive dei comprensori sciistici della Toscana in relazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici in atto. Quinto inverno più caldo dal 1800, il secondo più caldo dal 1955. Questo ci ha detto il LAMMA in commissione aree interne, dove abbiamo fatto un confronto a tutto campo con i sindaci, gli operatori del settore, il LAMMA e gli assessori regionali. Per le stazioni sciistiche che sono sull'Appennino della Toscana, ma più in generale su tutta la dorsale appenninica in Italia, lo scenario, vedendo la sede storica, è chiaro. La stagione invernale tende sempre più a ridursi e quindi ovviamente si pone un tema di prospettiva di medio-lungo termine. Il turismo invernale è straordinariamente importante in termini di reddito. Ma se questo è lo scenario dal punto di vista climatico, non possiamo permetterci di creare situazioni di grave difficoltà in prospettiva per questi territori. Occorre accompagnare azioni di adattamento di questi territori a un mutato scenario dal punto di vista climatico, diversificando l'offerta turistica, potenziando la parte estiva, la parte sportiva e tutta una serie di altre linee che devono nascere da un confronto con i territori. È necessaria in Toscana armonizzare l'attività delle stazioni sciistiche, serve uniformare gli impianti di risalita, serve fare una legge quadro generale della montagna per definire le aree sciabili e soprattutto per garantire il trasporto pubblico degli impianti di risalita a tutti i cittadini toscani e non solo, ai turisti, e serve soprattutto favorire una fruibilità nei mesi ovviamente invernali con impianti di innevazione a carattere artificiale, di innevamento a livello artificiale, ma soprattutto con delle risorse che sostengano un settore che altrimenti rischia di andare in difficoltà anche a seguito del cambiamento climatico, che differenzi la stagione turistica della montagna e faccia della montagna toscana un unico grande sistema della neve. Intanto pensiamo che c'è sicuramente un effetto di cambiamento climatico, ma non così grave come viene raccontato dalla narrazione ufficiale. Io voglio ricordare che l'inverno del 2021 è stato l'inverno più nevoso degli ultimi 100 anni, quindi questo è evidente. Se questo è vero, io penso che sia necessario investire sicuramente su forme alternative di andare in montagna, lo sci alpinismo, le ciaspolate, il turismo lento estivo, ma sia necessario anche tutelare il comparto neve classico, l'impianto di risalita, e per far questo si deve investire soprattutto nei bacini idrici, perché all'Abetone, all'Amiata, non nevica meno che a Cortina o in un'altra località rinomata delle Dolomiti. Semplicemente c'è un sistema di innevamento più efficace e più veloce, quindi in una finestra climatica di 24, 36, 48 ore riescono a innevare tutto un intero comprensorio. Noi abbiamo difficoltà perché gli impiantisti, le stazioni invernali possono sparare una, al massimo due volte, due cartucce in una stagione, perché poi finisce l'acqua e non ci sono più le disponibilità. Quindi la Regione, se vuole difendere il sistema neve, se vuole difendere l'industria della neve, deve investire in innevamento artificiale, deve investire soprattutto nei bacini idrici. La Commissione Aree Interne si occupa anche delle zone montane. In particolare abbiamo preparato questa proposta di risoluzione sul sistema neve, cosiddetto sistema neve, perché secondo il LAMMA il problema neve
andrà avanti non si sa per quanto, quindi ci vorrà un qualche cosa medio lungo termine per dar modo a queste località, in particolare a Betone, di, diciamo così, di tirare avanti. Ora, con questa proposta di risoluzione si chiede che la Giunta continui nel tempo a dare aiuti a queste comunità dove si scia, e inoltre anche si chiede al governo che porti avanti un decreto sugli Appennini. Sembra che ci siano tanti soldi in ballo, non si sa bene come verranno destinati, se a tutti gli Appennini o solo alle località sciistiche. Prima di pensare a nuove risorse, a nuovi stanziamenti, vorrei fare una domanda che finora è stata inevasa da questa Giunta. Quanto denaro è stato speso negli ultimi 10 anni per il rilancio del sistema neve, quella neve che vediamo bene oggi con i cambiamenti climatici essere sempre più assente non solo sull'Appennino ma anche sulle Alpi? Sono stati soldi ben spesi, oppure quella destagionalizzazione che più volte abbiamo chiesto doveva essere attuata in modo migliore, come per esempio in Trentino e in altre regioni hanno fatto? Perché altrimenti ci ritroveremo per l'ennesima volta a dare dei fondi a soggetti pubblici, privati, per rifar ripartire un tipo di turismo che è palesemente in questo momento non corrispondente a quella che è la situazione climatica attuale. E questo comporta dispendio di denaro pubblico, che è il problema principale. Quindi la domanda da farci è: sono stati soldi ben spesi? Si possono spendere meglio? Questa è la domanda che nessuno si fa. Gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana ai professori ordinari di algoritmi al Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, Paolo Ferragina e Giovanni Manzini. Il riconoscimento è arrivato in seguito ai risultati scientifici ottenuti dai due professori, che hanno rivoluzionato la compressione dati e le applicazioni dell'informatica alla genomica. Un premio enorme per il nostro territorio, una sorta di premio Nobel dell'informatica che per la prima volta viene dato a degli italiani. E allora ho voluto, come Consiglio regionale, conferire il massimo riconoscimento, il gonfalone d'argento, alla loro capacità di fare ricerca, alla loro capacità di anticipare il futuro. Questo è un premio che non va solo al professor Ferragina e al professor Manzini, ma a tutta la scuola informatica pisana per il grande contributo che ha portato avanti in questi ultimi decenni nella vita di ciascuno di noi. È un segno che è ancora innovativa questa scuola e in generale che dalla Toscana emergono ancora molte eccellenze mondiali. In Toscana abbiamo tra le migliori università che ci sono in Europa e nel mondo. Abbiamo docenti che sono sempre sulla frontiera dell'innovazione. Abbiamo la voglia e la capacità di guardare con speranza e ottimismo al futuro. Io, come il professor Manzini e il professor Ferragina, ho scelto di venire a vivere in Toscana perché la Toscana è il luogo delle opportunità, perché le nostre università consentono a tutti, anche grazie al sistema del diritto allo studio, di poter studiare e di potercela fare. Questa è una grande differenza tra noi e gli altri, una grande differenza da continuare a valorizzare, perché la Toscana è questo, la Toscana è una terra che sostiene chiunque vuole provare a farcela, la Toscana è una terra che non si volta mai dall'altra parte. Il nostro contributo è stato usato poi da altri ricercatori. Non appena è stato pubblicato il genoma umano, diversi ricercatori hanno usato il nostro contributo per scrivere dei tool che permettono di cercare all'interno del genoma i geni magari responsabili di certe patologie cose di questo tipo, cioè poter studiare il genoma. Adesso la nuova frontiera è lavorare con il cosiddetto pangenoma, cioè non si lavora più con un singolo genoma di un singolo individuo, ma per la ricerca di malattie rare, ad esempio, si lavora con tantissimi genomi, con migliaia di genomi, e a questo punto il problema diventa ancora più complicato. È ancora più importante avere degli strumenti per la ricerca efficiente in queste grandi collezioni di dati, e diciamo il seguito della nostra ricerca sta appunto lavorando sempre in questa direzione per permettere appunto dei risultati ancora più forti
per curare, addirittura cercare cure anche per le malattie più rare che si verificano soltanto in pochi individui della popolazione. Quando abbiamo ottenuto questo risultato eravamo entrambi, io e Giovanni, postdoc e ricercatori all'Università di Pisa. Questo ovviamente è motivo di particolare orgoglio, perché la città di Pisa e la regione toscana sono chiaramente la terra che ci ha ospitato, in quanto siamo arrivati a Pisa come studenti. Io studente di informatica, Giovanni studente di matematica, io da Catanzaro, lui da Bologna, e quindi chiaramente siamo molto riconoscenti soprattutto per il premio che abbiamo ricevuto, che appunto per noi è motivo di grande orgoglio e che appunto ci fa piacere poter ricevere oggi in regione e sia testimonianza dell'eccellenza della ricerca che si conduce all'Università di Pisa e in tutta la regione toscana in queste materie che sono all'avanguardia. Anche perché non tanto oggi si parla del fatto che in fondo l'informatica è nata a Pisa, il primo corso di laurea nazionale è stato fondato a Pisa nel 69, e poi anche una cosa che pochi sanno è che il dottorato, il primo dottorato in informatica in Italia è stato diciamo creato a Pisa, quindi in un certo senso grazie a questa tradizione noi in fondo abbiamo seguito questa corrente positiva di innovazione, di scienza, e grazie anche a tutto l'ambiente siamo riusciti a arrivare a questo risultato. Pegaso d'oro alla città di Volterra lo ha conferito il presidente della regione toscana Eugenio Giani al sindaco Giacomo Santi, intervenuto in Palazzo Strozzi Sacrati insieme all'assessore alla cultura Dario Danti. Beh, il massimo riconoscimento che la regione ci ha riconosciuto per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni, prima la candidatura a capitale italiana della cultura e poi andando in finale il presidente Giani ha scelto appunto Volterra come prima città toscana della cultura e con il proseguimento per il 2023. Una grande soddisfazione di un lavoro fatto in questi anni e credo che abbia portato dei risultati importanti per tutta la città. Investimenti, soprattutto investimenti infrastrutturali, il ministro Franceschini che ha garantito un contributo importante per l'anfiteatro, il teatro stabile in carcere, quindi il Museo Guarnacci, quindi tanti investimenti, il Rosso Fiorentino attraverso un investimento privato, quindi abbiamo intercettato risorse pubbliche e private sulle infrastrutture importanti di Volterra. Che si chiude una specie di triennio, forse era proprio quello che si meritava. Avevamo raccontato fin da subito che in 3 giorni a Volterra si potevano sperimentare circa 3.000 anni di storia, quindi andare a vedere tutto quello che era successo prima di Cristo e andare a approfondire tutta la grande tradizione medievale ottocentesca. Oggi si apre uno sguardo al futuro, l'attribuzione di questo titolo fa ancora di più guardare al 2030. Credo che adesso stiamo entrando in un momento importante della storia non soltanto della Toscana ma dell'Europa. Volterra ci entra da protagonista e ci entra soprattutto attraverso un progetto che ha coinvolto tantissimi giovani, tantissimi operatori, tantissimi cittadini, e questo è il segnale di credere in qualcosa di non verticistico, qualcosa che non è mosso dall'alto verso il basso ma che è di tutti. 50 anni fa Volterra divenne capitale del contemporaneo con un enorme appuntamento che era Volterra 73, che probabilmente dovrebbe avere una, insomma, attenzione speciale da parte proprio di tutta la regione e non solo della regione, perché fu un evento epocale di arte contemporanea. E poi c'è da progettare appunto il passaggio al prossimo biennio, e quindi credo che le risorse dovranno essere messe per fare i progetti. Se siamo qui oggi a parlare di qualcosa che riguarda appunto il 22-23 è perché abbiamo lavorato duramente a livello di progetto nel 2021, e quindi oggi è tempo di riprogettare innanzitutto. Volterra, città della cultura, per il 2022 ha svolto bene il proprio compito, in realtà poi con il fatto del Covid è stato solo per gli ultimi mesi, e oggi abbiamo deciso quindi di riassegnare a Volterra anche per il 2023 il titolo di capitale toscana della cultura. Sarà un impegno molto importante, ma contemporaneamente già viviamo quello che Volterra ha rappresentato: grande attrazione turistica, gli scavi del
dell'anfiteatro di straordinario livello, la ristrutturazione del Museo Guarnacci, presto il Rosso Fiorentino, una bellissima mostra. E noi riteniamo che con il titolo di Capitale Toscana della Cultura, anno dopo anno le più belle città toscane possano avere una vetrina maggiore. Proprio per questo ecco anche il Pegaso, che Volterra abbia il riconoscimento del Pegaso dalla Regione Toscana, ovvero il senso di quella che è stata la capitale della Toscana nel periodo degli Etruschi, era la città probabilmente più importante. Nel primo periodo romano, considerate che San Lino veniva da Volterra, è il secondo Papa dopo Pietro, e che anche nel Medioevo e nel Rinascimento ha avuto un ruolo così significativo, oggi si rigenera attraverso una proiezione di questa città che diventa un biglietto distintivo per la Toscana.